La decisione improvvisa della Blue Air di sopprimere dalla fine di marzo il volo Pescara-Torino non spaventa la saga che punta nel giro di breve tempo ad una soluzione. Il presidente Enrico Paolini è già al lavoro per evitare, lì dove è possibile, il disagio, rilanciando sul tavolo delle trattative la possibilità, sempre tramite Blue Air, di aggiungere un volo, magari per Parigi, e in ogni caso si prepara un piano B per non privare tantissimi studenti e lavoratori di questo importante collegamento. Blue Air ci ha dato notizia, anche se molto in ritardo purtroppo, del fatto che un nuovo socio ha comprato il 10%, un socio tedesco, e questo ha rimescolato le carte all'interno della loro società. L'unico rimprovero che facciamo è che ci poteva avvertire un attimo prima, non mettendoci nella condizione di adesso, cioè che il volo è garantito soltanto fino alla fine di marzo e comunque i nostri passeggeri possono stare tranquilli fino alla fine di marzo. Quello che stiamo facendo è chiedere un incontro a Blue Air, che si terrà la settimana prossima, spero qui, anche per far vedere a loro il nuovo aeroporto, i lavori fatti, e contemporaneamente, però lo dico francamente, ho incaricato il direttore di lavorare su un'alternativa eventuale. Stiamo parlando di Blu Panorama, di altre compagnie aeree, per avere comunque la garanzia che il Pescara-Torino, che è un volo politicamente strategico, rimanga. Come tutti sanno, in Abruzzo abbiamo il più grande stabilimento FCA, la Fiat Peugeot, la Sevel, con 5.000 dipendenti. E siamo più forti di Torino e siamo però collegati al management di Torino, quindi non ci possiamo permettere buchi. Mi dispiace il fatto che Blue Air aveva anche un contratto di incentivi con noi che scade a ottobre e quindi diciamo, il loro comportamento è stato un po' ai limiti della correttezza. Ciò nonostante, ripeto, saremo in grado di risolvere il problema nel giro di qualche mese. Anche perché questo non può rappresentare un intoppo nel processo di sviluppo di questo aeroporto, Enrico, che già ha superato i 600.000 passeggeri e punta dritto verso il milione di passeggeri. Sì, è la mia convinzione. Noi quest'anno abbiamo chiuso veramente con un grande risultato a 671.000, quasi 700.000 oramai, nonostante erano venute meno le compagnie di Wizz Air e Mistral prima che io mi insediassi. Abbiamo recuperato i 40.000 passeggeri in meno loro e, per esempio, il primo mese di quest'anno, gennaio, abbiamo un più 2.000, che se fosse costante significherebbe più 30.000 anche quest'anno. Insomma, abbiamo un bel trend e abbiamo anche molte idee. Questa storia che la regione non deve investire sull'aeroporto è un'assurdità. Prendiamo ad esempio le Marche, che hanno appena investito 25 milioni di euro sull'aeroporto di Ancona per rilanciarlo. La regione deve investire, può investire, se naturalmente nella sua strategia considera l'aeroporto un asset.